Bentornati sul canale di Axios00, bentornati in un nuovo episodio di Legend of Zelda Breath of the Wild. Allora, bellissimo questo tramonto, bellissimo questa immagine. Siamo qui con il nostro Bernardo. Allora, vediamo un attimo di scendere e entrare dentro al villaggio a piedi, perché non mi sembra il caso di entrarci a cavallo, francamente. Chi è questo esattamente? Oh, Bananna, ok. Oh, un viandante, scusa se mi trovi così, ma ho preso una storta. Ti vedo un attimo ridotto male. Oh, issa. Ok. Salve. Mamma mia, che vergogna. Perché può capitare, no, alle volte. Dimmi, viandante. Sì? Dove hai preso quell'oggetto che tiene la cintura? Ecco, io... Che gli ha detto Link esattamente? Capisco. La tavoletta Sheikah è il simbolo del prescelto. Anche se ormai sono ben in pochi a saperlo. Ok, una vecchina che sa parecchie cose, eh? Noi Sheikah abbiamo atteso a lungo il tuo arrivo. Noi Sheikah, giusto. Ma ora vai subito a parlare con la nostra guida, la venerabile Impa. Ok, dov'è? È laggiù, la casa di Impa è lì, al centro del villaggio, proprio ai piedi della cascata piovosa. Benissimo. Oh. Comunque, sono contenta di averti incontrato finalmente. È valsa la pena di vivere così a lungo. Accidente, addirittura. Wow. Ok, per scendere fin laggiù presumo che dovremo passare di qua, visto che c'è una scaletta che scende giù. Cioè, scaletta, via, un sentierino che scende giù, perché ho detto scala, non ne ho idea. Oh, è qui? Ma si può entrare nelle case, giusto così per sapere? Sì che si può. Che è sta a fare? Che diamine è sta ranocchia enorme? Comunque, non c'è niente da prendere o da usare, immagino, qui. No, Link, calmo! Ok, non vedo nulla di particolare. Benissimo, quindi apriamo e andiamocene di qui dentro prima che ci caccino da questo villaggio. Non so se si può, ma non si sa mai. Sapete com'è, i rischi. Che è? Lumaca silente, questi molluschi vivono nelle acque poco profonde. Usati in cucina, acuiscono i sensi e rendono il passo felpato e silenzioso. Di notte brillano come lucciole. Perfetto, direi di prendercele perché potrebbero farci comodo. Potrebbero tornarci decisamente molto utili. E qui abbiamo cibo. Esaminiamo. Narzucco. Oh oh oh, non si vedono molti giovanotti come te in questo villaggio. Ok, ma non sarei mica uno della banda degli Iga, vero? Chi sarebbero? Oh, sto scherzando, hai uno sguardo così serio che mi viene spontaneo prenderti un po' in giro. Ok, coloro che hanno giurato fedeltà alla calamità Ganon vengono chiamati Aiga o Iga, non saprei come pronunciarlo francamente. Non hanno pietà di chiunque ostacoli il loro signore, Ganon. Dopo il recente terremoto sono tornati a colpire. Ma tu non mi sembri proprio uno di loro, questo mi pare evidente. Non prendertela con me, ti do questo per scusarmi. Ancora zucca. Zucca dalla scorza molto dura, coltivata nei campi di certi villaggi. Usata in cucina, manifesta le sue proprietà, aumentando notevolmente la capacità di difesa. Bene, questa è la specialità del villaggio Calbarico. La corazucca. Ok, coltivo questo ostaggio. Questo ostaggio. È un ostaggio, no? Come potete vedere, la zucca è diventata un ostaggio. Grande Ale. Coltivo questo ortaggio con tanto amore e sudore ed è veramente delizioso. Se ne vuoi qualcuna, parla con me quando mi vedi lavorare nel campo. Ok. Va bene, non mi sembra che ora lui sia intenzionato a lavorare, quindi facciamo così e andiamo a prendere questa cocco. Bene, grande in questo modo. E la lanciamo via. Dove l'abbiamo lanciata la disgraziata? Mi dispiace, cara cocco. Mi dispiace veramente tanto, ma le soddisfazioni di lanciarvi non finiscono mai. Qui nella pozzetta, qui cosa abbiamo? Una ranocchia. Data via, c'è niente. Io esploro anche dei villaggi, ragazzi, ormai mi conoscete. Comunque, non perdiamoci troppo in giro, che magari darò io un'occhiata più avanti. E ritroviamo qui un'altra ranocchia e andiamo verso la casa di Impa, che è la casa, quella lì dovrebbe essere, quella lì davanti a noi. Qui abbiamo un chiodone, ottimo. Tu cosa devi dirci? Kangis. No, Ali non è Gengis Khan. Comunque, chi sei? Anche a te piace viaggiare? Chiaro, scusa se sentite rumori, è il mio cane, nel caso. La mia passione sono le immagini e viaggio in lungo e in largo alla ricerca di panorami incantevoli. Da qualche parte vicino al villaggio si trova una meravigliosa fonte della fata radiosa. Ah, e non solo, e non è solo molto bella, ma custodisce anche un potere incredibile. Però nessuno da queste parti vuole darmi qualche informazione dettagliata a riguardo. La gente qui non mette mai piede fuori dal villaggio, quindi un viandante come me sembra un po' strambo. Ma io non mi arrenderò mai, se dovessi scoprire qualcosa te lo farò sapere. Ok, ti ringrazio. Tra l'altro, complimenti per il quadro, non era affatto male.
Preghiamo. O pellegrino, vero che hai superato delle prove ottenendone la testimonianza. Ti concederò il potere. Tuttavia non hai ancora 4 emblemi del trionfo. Recati presso i sacrari, bla 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 bla. Ok, perfetto. Quindi è la stessa funzione che ha la dea nel... cos'era? Santuario del tempo? Qualcosa del genere. Benissimo. Qui invece cosa c'è? Al pisolone, Lucanda. Nome bellissimo, tra l'altro, il pisolone. Tu chi sei? Scusate, controllo un po'. Alla fine siamo in un villaggio, è giusto anche chiacchierare un po' con le persone. Ghostin, Augustin. Ghostin, credo. Che c'è? Ma guarda. Dici. La tua faccia. Ok, ha un che di familiare. Ma sì, adesso ricordo. Assomigli proprio allo spadaccino che provò a fermare la grande calamità. Però è successo tanto, tanto tempo fa. Sono proprio io, in effetti. Bellissimo, ha alzato la mano, come dire. Presente. Grande. Che cosa? Sei il grande spadaccino? Sì. Perché ride? Voi giovani d'oggi avete uno strano senso dell'umorismo. Se tu fossi davvero quello spadaccino, avresti con te la mitica spada che esorcizza il male. La Master Sword. C'è? C'è quindi? Non me lo dite nei commenti, vi prego, non me lo dite nei commenti se c'è o non c'è la Master Sword. Vi prego, non mi spoilerate niente nei commenti, vi prego. Casomai farò supervisionare da qualcun altro i commenti. Comunque, mi raccomando, fate i bravi come avete fatto fino adesso, non me lo dite. Vedi, quel grande spadaccino da piccolo si allenava con una carota sprint perché non aveva una spada. Poi crebbe mangiando carote sprint che fortificarono il suo corpo. E temprò il suo spirito coltivando carote sprint. Insomma, è una carota è diventato questo spadaccino. Questa è la storia, così come me l'ha raccontata la buonanima di mio nonno. Perciò smettila di raccontare frottole, mangiati una bella carota sprint e cerca di diventare come lui, se ti piace tanto. Ah, e mi ha dato una carota. Questa carota viene coltivata estensivamente al villaggio Calbarico. Si dice che rafforzi gambe e fianchi, aumentando così la velocità di movimento se usata in cucina. Benissimo. Se vuoi delle carote puoi comprarle al negozio di mia moglie. Se vuoi diventare forte come il grande spadaccino, posso darti una mano. Ok, vedremo un attimo. Intanto lui ha già ripreso ad allenarsi. Grande lui. Girelliamo un altro po'. Grande gioia, negozio di materiali. Mi dirà anche a che cosa servono magari questi materiali. Poi andiamo da Impa, guardo questo negozio e poi andiamo da Impa. Burro di capra. Cuore di boblin. Ah, è proprio una vendita in questo modo. Carota sprint e uovo. Ok, ok. 16, cavolo, 16 rupie. Sei un viandante? Benvenuto al villaggio Calbarico, ci dice Sidra. Questa terra gode della protezione della dea, ci sono tanti animali e una vegetazione rigogliosa. Tutti i miei prodotti sono di prima scelta e ti aiuteranno a creare dei veri manicaretti. Non fare complimenti, guarda e tocca pure quello che vuoi. Oppure posso aiutarti in un altro modo. Cosa mi consigli? Vuoi un consiglio? Sì? Beh, tutto quello che vedi è da consigliare. Ma se cerchi proprio il meglio del meglio, allora devi assolutamente provare una carota sprint. È una specialità del villaggio Calbarico. La coltiva proprio mio marito. A dire il vero abbiamo un'altra specialità, la cura zucca. Mi piacerebbe vendere anche quella. Ma mio marito non va molto d'accordo con il vecchietto che le coltiva. Quindi, se vuoi una cura zucca, devi andare a chiedere a Narzucco. Mi sembra giusto che la cura zucca sia venduta da Narzucco. Mi sembra più che giusto. Ok, arrivederci. Sì, tornerò presto a trovarti, presumo. E andiamo, qui c'è niente? Magari da fregargli? No, ok, scusa, chiedo scusa, ma ogni tanto mi viene spontaneo. Ho giocato troppo a RPG vari e cose simili. Qua su che c'è? Sì, lo so che ho detto che ora andiamo da Impa e ci andremo. Quindi non guardo neanche cosa c'è. Ah, fermo. Coperchio, uno scudo. Andiamo da Impa. Ma perché questi sono... Vogado. Chi va là? Questa è la casa della venerabile Impa. Eh? Ma quella... è la tavoletta Sheikah. Allora tu potresti... No. Forse tu sei... Sì, ragazzi. Son mi. Scusa la maleducazione. Impa ci ha raccontato tutto. Prego, entra pure. In che senso vi ha raccontato tutto, ragazzi? In che senso? Chiedo scusa, non era al corrente. Sai, ultimamente da queste parti si aggirano degli Haiga o Iga. Ma non c'è giustificazione per il mio comportamento. Iga, noi Sheikah eravamo un popolo celebre per le nostre vaste conoscenze. La nostra tecnologia fu fondamentale per sigillare Ganon e fermare la calamità che si abbatté su Hyrule 10.000 anni fa. All'inizio quella tecnologia fu vista come un potere divino, ma col tempo molti iniziarono a considerarla una minaccia. Il nostro popolo cominciò ad essere perseguitato e molti di noi furono costretti a fuggire. Alcuni Sheikah decisero di abbandonare la tecnologia per condurre una vita normale. Altri però iniziarono a covare un profondo odio nei confronti del regno e si schierarono dalla parte di Ganon.
Ecco, questi ultimi hanno formato la banda degli Aiga. Io direi Aiga, dai. Hyrule Aiga, diciamo così. Oh, la loro missione è eliminare chiunque si opponga a Ganon. Mi raccomando, stai molto attento. Ok, tu hai di dirci qualcosa? Impa ti sta aspettando da un bel po'. Avrei tante cose di cui parlare con te, ma prima devi correre da Impa. E lo faremo. E andiamo da Impa, finalmente. Da un bel po' di episodi stiamo cercando di arrivarci. Salve, signorina. Non sono un mostro. Paia si chiama, tra l'altro. Ehi, aspetta, che cos'hai lì? La tavoletta Sheikah? Ma allora, tu sei forse quello di cui parla sempre mia nonna? Non è che non ricordo, è solo che non sono mai stata brava con i nomi. Anche con il mio, che è Paia. Ah no, ecco, mi chiamo Paia. Hai problemucci grossi di memoria. Uff, alla fine ce l'ho fatta. Ok, lo so, è il mio nome, dovrei ricordarmelo, capisco. Mi spiace. Fin da quando ero bambina mia nonna mi ha raccontato di voi. Prego, entrate, mia nonna vi sta aspettando da molto tempo. Impa, una nonna. Mamma mia, mi farà effetto questa cosa, perché me la ricordo giovane, scattante e abbastanza tosta. Molto tosta, sì, ho fatto un giro della casa, perché sono fatto così. Devo girellare per vedere un po' cosa c'è in giro. E ragazzi, è il mio spirito esploratore che me lo fa fare. Quindi, entriamo da Impa e mi farà tanto effetto, Impa, mi sa, vederla vecchia con i capelli bianchi. Oh, finalmente ti sei risvegliato. Ne è passato di tempo, Link? Come puoi vedere, mi sono raggrinzita un pochino con l'età. Ma tu mi riconosci, non è vero? Ok. Che succede? Mi guardi come se non mi avessi mai vista prima. Sono Impa, ti ricordi almeno di questo nome? Impa, sì, me lo ricordo, ma... Oh, mamma mia. Vuoi dirmi che non ricordi più? Ah, già, è vero, il nostro personaggio però non sa più chi è. Beh, in un certo senso potrebbe essere una benedizione in tempi come questi. Link, avvicinati. Mamma mia, vederla in questo modo. Non so se avete presente anche in Hyrule Legends come è fatta, quindi... 100 anni fa... Sì, è passato un secolo da quando il regno di Hyrule fu distrutto. Sai, fu la principessa Zelda con un ultimo gesto disperato a salvarti la vita, facendoti sprofondare nel torpore. E poi da sola, completamente sola, tornò ad affrontare la calamità Ganon. La principessa Zelda mi lasciò un messaggio per te. Per ben 100 anni ho atteso il momento di poterti riferire le parole della principessa. Tuttavia, se vuoi ascoltare le parole che la principessa ha lasciato per te rischiando la sua vita, anche tu devi essere pronto a mettere a repentaglio la tua vita. Direi che l'abbiamo fatta abbastanza per arrivare fin qui, ma non posso chiederti un sacrificio del genere ora che non hai ancora riacquistato la memoria. Torna da me quando ti senti pronto ad ascoltare le parole della principessa. Perché non dovremmo? Cos'è? Quella sfera è sotto la nostra protezione da generazioni. Nessuno può permettersi di toccarla, nemmeno tu. Era carina però, qui sopra che c'è? Poi ci riparliamo perché... Scusate, ma voglio sapere un attimo che c'ha da dire Impa. Nonnetta mi sembra brutto chiamarlo, perché ricordandomi che era una grandissima guerriera. Quindi... Diario di Paia? Deve essere il diario di Paia, a quanto pare ha appena cominciato. Leggiamo. Non si leggono i diari degli altri, ma in questo caso faremo un'eccezione. La nonna ha detto che collaborò con la principessa Zelda e la zietta 100 anni fa. Decisero di far cadere un prode spadaccino in un lungo sonno. Il nome di quello spadaccino era Link. Ancora oggi, dopo tutto questo tempo, la nonna attende il suo risveglio. Anch'io prego che torni presto da noi, per il bene di Hyrule e per mia nonna. Possiamo continuare? O è sempre la solita cosa? No, ok, è sempre la solita scritta. Benissimo, quindi ci siamo letti anche il diario di Paia, spero non si arrabbi. Comunque non c'era scritto niente di particolarmente personale, perciò non dovremmo avere problemi. E direi di riparlare con Impa. La scala di là riportava al solito punto, se non ho visto male. Non posso svelarti le parole lasciate dalla principessa, ok. Sì. Oh, guarda. Anche se hai perso la memoria, non sei cambiato per niente. Parti alla carica, armato soltanto del tuo senso della giustizia. La tua dedizione è rimasta immutata. Grazie. Lo ben so, dottoressa Impa, lo ben so. Citazione da Giovanni e Giacomo. Orbene, visto che hai perso la memoria, ti racconterò cosa è successo dall'inizio. Questo sarà molto interessante.
La storia del regno di Hyrule è segnata dalla calamità conosciuta col nome di Ganon, che da tempo immemore vi si scaglia contro. Ogni volta un cavaliere dall'animo eroico e una principessa di sangue divino insieme riescono a sconfiggere il male, riportando la pace. E poi la storia si ripete. Tutte le battaglie contro Ganon sono rimaste scolpite in altrettante leggende. Quella che mi accingo a raccontarti adesso avvenne all'incirca 10.000 anni or sono. All'epoca, il regno di Hyrule vantava una civiltà fiorente e avanzata, che non doveva temere nemmeno la minaccia dei mostri più efferati. Il popolo pensò di usare la tecnologia per dare manforte all'eroe e alla principessa, con la speranza che la calamità venisse sigillata una volta per tutte nel caso in cui fosse tornata. Furono create 4 macchine giganti, i Colossi Sacri, manovrabili da altrettanti piloti, e poi un'orda di guardiani, temibili automi programmati per combattere contro il nemico. I 4 piloti alla guida dei Colossi Sacri furono selezionati tra gli eroi più valorosi dei diversi popoli di Hyrule. E così tutti si prepararono a contrastare la furia di Ganon. Quando la calamità si risvegliò dal suo torpore per assalire un'ennesima volta il regno di Hyrule, i 4 piloti lottarono valorosamente al fianco dell'eroe e della principessa. Mentre i guardiani, più piccoli e agili, fecero da scudo all'eroe, sfruttando il loro vantaggio numerico, i Colossi Sacri indebolirono il terribile nemico con i loro potenti attacchi. Fu così che l'eroe, brandendo la spada che esorcizza il male, riuscì a sferrare il colpo di grazia contro Ganon. E infine la principessa sigillò il mostro con il potere sacro ereditato dalle sue antenate. Che è più o meno la storia che ci aveva raccontato il re. Però questo è di 10.000 anni fa, ha detto. Ora lei ci parla di 100 anni fa, per prepararci al profetizzato ritorno della calamità Ganon, seguimmo le orme dei nostri antenati di 10.000 anni prima, infatti. Ed è questa è la storia che adesso ci dovrebbe raccontare, che poi ci aveva detto il re di Hyrule. Ma purtroppo avevamo sottovalutato il suo potere. Non possiamo permetterci di ripetere lo stesso errore. Il messaggio che ti ha lasciato la principessa dice: libera i 4 colossi sacri. Ma se li libero, i 4 colossi sacri sono antiche armi Sheikah controllate dai 4 campioni sconfitti dalla calamità Ganon. Il Goron Daruk alla guida del colosso Varudania, il rito Revali alla guida del colosso Vamedo, la Zora Mifa, ci sono gli Zora, bello, alla guida del colosso Marruta, e la Gerudo Urbosa alla guida del colosso Vannaboris. Gerudo o Gerudo? Mi sta venendo il dubbio, perché non mi sono mai ricordato come si pronuncia. Sarebbe molto difficile affrontare Ganon senza l'aiuto dei colossi. Devi entrare nei colossi che Ganon rubò 100 anni fa e riportarli dalla nostra parte. Gli unici indizi sulla loro attuale ubicazione sono in mano ai 4 popoli che abitano Hyrule. Oh mamma mia! Le luci sulla tavoletta Sheikah ti indicheranno la strada da seguire. Oh mamma mia! Devi incontrare i capi dei 4 popoli e poi tornare qui da me. I 4 colossi sacri. Nuovo obiettivo. Beh, ma aspetta, mi sembra che la tavoletta Sheikah non sia ancora completa. Ciò che la principessa Zelda ti ha lasciato è la tua guida e anche la tua memoria.
Vediamo. Al centro di ricerca del villaggio Finterra ti potranno sicuramente aiutare. Finterra? Dov'è? Ah, è là, ok. La luce che brilla a oriente indica il villaggio Finterra. Uno dei pochi a non essere stato colpito dalle grandi calamità. Dalla grande calamità. Ok, quindi la guida di Zelda. Sei l'unica speranza per la principessa Zelda e per tutta la terra di Hyrule. Ora non puoi più tornare indietro. Segui il tuo cuore e non ti fermare. Ha uno sguardo adesso impallucinante, veramente. Aveva uno sguardo tremendo. C'ha da dire altro? Che c'è? Stava dormendo. Ti tremano le gambe? D'altra parte ti sei appena svegliato, non puoi affrontare la calamità Ganon in queste condizioni. Prima di tutto, aggiusta la tavoletta Sheikah. Corri al centro di ricerca del villaggio Finterra. Ok, ho capito. Va bene, d'accordo. Abbiamo già chiesto tutto il resto. La principessa Zelda sta tuttora tenendo a bada la calamità Ganon. Sei l'unico che può salvare lei e tutto il regno di Hyrule. Presto, non perdere tempo. Benissimo. Ok, allora direi che per questo episodio ci possiamo salutare qui. In quanto abbiamo fatto abbastanza, poi magari nel prossimo episodio faremo un po' di ricerca in giro. Andremo a cercare quel tesoro di Lambda, o quella mini sfida del tesoro di Lambda, eccetera. Almeno ci divertiremo un po' anche con le altre cosette. Io vi ricordo, se vi va, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social, così mi aiutate un po' a crescere come canale. Se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, sempre se vi va di seguirmi su Miiverse, Instagram e Telegram, e aggiungermi agli amici di Switch, di Steam e del PlayStation Network. Trovate tutto ciò di cui avete bisogno in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Un saluto ancora da Access00 e alla prossima. Ciao!